Buonasera, credo che forse possiamo cominciare perché vedo che siamo già in molti. Oggi mi fa molto piacere perché chiudiamo in qualche modo le manifestazioni, gli incontri che abbiamo fatto per ricordare Federico Zeli a 20 anni dalla scomparsa. Come sapete abbiamo fatto un intero corso dedicato al mestiere di conoscitore a Federico Zeli in settembre e poi nei mesi successivi abbiamo avuto altri incontri con persone che non avevano potuto partecipare al corso di settembre perché non erano qui, non potevano essere qui a Bologna e sono venute nei mesi successivi per affrontare appunto altri aspetti della personalità di Zeli, che ne abbiamo avuto Marco Collaretta, Mauro Lucco e oggi chiudiamo con Davide Gasparotto, mi fa molto piacere. Davide Gasparotto, come sapete, è curatore della pittura al J. Paul Getty Museum di Los Angeles, ma prima di arrivare a Los Angeles Davide ha lavorato a lungo, per molti anni, in soprintendenza in Emilia Romagna, 14 anni? 12 a Parma, 2 a Modena. Per 12 anni a Parma e per 2 anni alla Galleria Estense di Modena. E a Davide appunto abbiamo chiesto di parlare, come dire, di uno dei grandi argomenti legati a Federico Zeli, cioè il suo rapporto con Getty, un rapporto di cui Zeli stesso ha parlato nel suo libro di memorie, Confesso che ho sbagliato, di cui ha parlato più recentemente, non so se tu mi accennerai, Barton Fredrickson, in questo che è stato un assistente di Zeli e che con Zeli ha pubblicato il catalogo di tutte le pitture italiane nelle collezioni pubbliche americane, e è tornato su questo argomento. E certamente il rapporto Zeli-Getty è un rapporto importante perché, diciamo, i due grandi collezionisti che Zeli ha seguito nel corso della sua carriera sono appunto in Italia Vittorio Cini e all'estero Getty, e quindi è veramente stata una stella polare anche del suo percorso di studioso. E Davide, lavorando al museo, ha anche una possibilità di rintracciare materiali, carteggi che credo consentiranno di illuminare molto molto bene questo rapporto che poi, come sappiamo, si concluse in modo un po' brusco quando Zeli denunciò, appunto, non credeva all'autenticità di un Kuros dopo la morte di Getty, di un Kuros che il museo avrebbe poi acquistato. Però non vorrei sottrarre tempo a Davide, quindi do direttamente la parola e poi magari, se volete, potremo fargli delle domande. Grazie. Grazie molte Andrea per questo invito. È sempre per me un grande piacere, naturalmente, essere in Italia come prima cosa, poi nella meravigliosissima Bologna e in particolare la Fondazione Zeli. Varie volte sono stato qui ospite della Fondazione, che appunto è in questo momento in Italia appunto una delle grandi istituzioni che, come dire, mantiene alta la bandiera della storia dell'arte nel nostro paese. Mi soffermerò oggi, appunto, dedicherò molto spazio alla figura di Getty, perché non so se appunto a tutti voi è noto, come dire, il suo percorso di collezionista, un percorso di collezionista che, come dire, era quasi alla conclusione nel momento in cui avviene l'incontro con Federico Zeli. Quindi parlerò abbastanza di Mr. Getty, ma ovviamente toccherò anche alcuni degli momenti fondamentali della relazione che legò Mr. Getty e Federico Zeli a partire da quando si sono conosciuti, cioè dal 1963 fino alla morte di Getty nel 76 e poi anche oltre la morte di Getty, perché Federico Zeli rimase come trustee del Getty Museum fino al 1984 e quindi ebbe una parte importante anche in alcune acquisizioni di pittura. Naturalmente parlerò di pittura che il museo ha fatto dopo la morte di Getty, tra il 76 appunto e l'84. Nell'ottobre del 1957 gli editori della rivista Fortune rivelarono che J. Paul Getty era il più ricco cittadino d'America, con un patrimonio stimato fra i 700 milioni e il bilione di dollari. Fino a quel momento Getty aveva gelosamente difeso la sua privacy, anche quando la compagnia che portava il suo nome si era notevolmente espansa, la Getty Oil.
Sapeva per esperienza che una reputazione di grande ricchezza lo avrebbe inondato di richieste di denaro e di assistenza finanziaria. Ma a 65 anni sembrò decidere che la sua riuscita negli affari meritava un riconoscimento pubblico e così cedette alla tentazione di far conoscere a un più largo pubblico i suoi successi. Negli anni successivi il nome di Getty si sarebbe elevato a livello di vera e propria metafora, di una ricchezza tale da eludere l'umana comprensione, una ricchezza che gli garantiva la possibilità di potersi permettere qualsiasi cosa egli desiderasse. L'ondata di pubblicità raggiunse il suo apice quando la rivista Time Magazine, che vedete qui, lo immortalò in una delle sue celebri copertine. Realizzato in uno stile che arieggia quello di un dipinto di Cézanne, il ritratto lo mostra con uno sguardo leggermente aggrottato e con una veduta di Parigi visibile dalla finestra, un'allusione alla sua abitudine di vivere per la maggior parte del tempo in lussuose stanze d'albergo. L'incontro fra Jean-Paul Getty e Federico Zeri avvenne nel 1963. Lo stesso Zeri, come ha ricordato prima Andrea, lo ricorda vividamente nei suoi ricordi autobiografici. Confesso che ho sbagliato, dedicando un intero capitolo ai suoi rapporti con il magnate americano, pieni di quegli aneddoti, così tra virgolette, un po' piccanti che Zeri amava molto, e condendo insomma di un po' tra realtà e fantasia a volte anche questi incontri con Mr. Getty. Getty aveva allora 70 anni, mentre Zeri ne aveva 42 e si era già conquistato una solida fama come uno dei maggiori conoscitori viventi di pittura italiana. Getty voleva ottenere un parere su un dipinto che aveva acquistato molti anni prima, nel 1938, ad un'asta Sotheby's come copia da Raffaello, qui a sinistra. L'opera era così alterata e inscurita da vernici e ridipinture successive che pochi credevano che fosse qualcosa di più di una buona copia da un originale perduto del maestro, le cui tracce si erano perse alla Santa Casa di Loreto nel 1717. Getty nel 1938 comprò il dipinto per $200. Questo era il genere di mistero che lo affascinava. Nel 64 la tavola venne restaurata da John Brealey, famoso restauratore del Metropolitan Museum di New York. La pulitura rivelò un dipinto di una notevole qualità. Se era una copia, era una copia molto fine, forse l'originale stesso di Raffaello. Alla metà degli anni 60 molti lo accettavano come originale e Getty prestò persino il dipinto al Metropolitan Museum stesso, alla National Gallery of Art di Washington e alla National Gallery di Londra, dove era assicurato per $2 milioni ed esposto accanto al celebre ritratto di Giulio II. I collaboratori di quei tempi ricordano che Getty, tra cui Burton Frederickson, prima menzionato da Andrea, ricordano che Getty dedicò tantissimo tempo alla ricerca della provenienza del dipinto, anche stipendiando a tempo pieno un ricercatore che lo aiutasse nel reperimento di documenti. E il voluminoso file sul quadro custodito al museo contiene la copiosissima corrispondenza che Getty in persona intrattenne sul dipinto con tutti i maggiori storici dell'arte allora viventi. Zeri non si sbilanciò veramente mai sullo statuto dell'opera. A più riprese scrisse a Getty, e qui vi do alcuni esempi, che, cito, I'm anxious to see the result of Mr. Brealey's skill and I'm quite sure that I will add some more reasons to see in your panel the lost original of this famous composition. Il 12 febbraio del 1964. O ancora, quindi subito dopo che si erano incontrati, chiaramente Getty era stato chiamato a Sutton Place, questa grande casa in stile Tudor, di epoca Tudor, nel Surrey dove Getty allora viveva, per visionare il dipinto. Il 10 agosto 64 ancora Zeri scrive «This version is the best known up to date». Il 24 febbraio 64 «As I told you at Sutton Place, I am much impressed by the quality of the painting, which I consider unquestionably as the best example known at this moment». Il 26 dicembre 64, I am more and more convinced that this is the only extant version which could be accepted as the original.
Oppure Getty scrive a Burton Frederiksen, che era il curatore dei dipinti del museo, allora il 2 luglio 73, Zeri said that the Getty Raphael must be considered the original until a final version is found, and he doesn't think this is likely. Quindi, diciamo, come vedete, Zeri non si sbilancia, è sempre la versione più fine conosciuta, la più bella, se forse emergerà un giorno un'altra versione, quindi non si sbilancia. Chiaramente, tra le righe, possiamo capire che Zeri considerava il dipinto una copia, una versione, ma non l'originale. Però, diciamo, non, come dire, in qualche modo cerca sempre di blandire Mr. Getty, di blandire il collezionista. Per non deluderlo in qualche modo. Sfortunatamente, poco dopo la morte di Mr. Getty, si scoprì che l'originale era la versione tuttora conservata al Musée Condé di Chantilly, che vedete qui sulla destra. E oggi la versione Getty, confinata nei depositi, è generalmente ritenuta una buona, anche se magari precoce, copia del celebre dipinto. J. Paul Getty era nato a Minneapolis nel 1892, il solo figlio sopravvissuto di Sarah Risher e George Franklin Getty, un avvocato che si era trasformato in petroliere dopo che si era trasferito con tutta la famiglia dal Minnesota all'Oklahoma nel 1904. In poco più di due anni la compagnia di George Getty, la Minneoma Oil Company, stava prosperando, quando a causa della salute malferma della moglie, Getty Sr. decise di trasferire la famiglia in California. Qui Jean-Paul frequentò le scuole superiori, ritornando ogni estate in Oklahoma per lavorare a fianco del padre. Dopo aver brevemente frequentato la University of Southern California a Los Angeles e la University of California a Berkeley, Jean-Paul si laureò in economia e scienze politiche ad Oxford. A quel tempo sognava di diventare uno scrittore o un diplomatico, ma condiscese al desiderio del padre di dedicarsi almeno per un anno al business petrolifero. Getty Sr. gli garantì $100 al mese per le spese e denaro a sufficienza per acquistare concessioni, con l'accordo che se il giovane Getty avesse avuto successo avrebbe potuto trattenere il 30% dei profitti, se avesse fallito avrebbe potuto abbandonare gli affari senza rimpianti. Nell'autunno del 15, quando il suo anno stava quasi per scadere, il giovane Getty pagò $500 per il 50% di uno share di una concessione presso la località di Stone Bluff in Oklahoma. Il petrolio uscì e a 23 anni Jean-Paul Getty era già milionario. Nel corso degli anni 20, Getty lavorò per la compagnia del padre, conducendo al tempo stesso trivellazioni per proprio conto. Quando George Getty morì nel 1930, egli lasciò il controllo della società e il grosso della sua eredità alla moglie Sara, una decisione che si dice abbia ferito il figlio Jean-Paul. Negli anni successivi egli ingaggiò una serie di battaglie per ottenere il controllo della compagnia e alla fine riuscì a prevalere. Cominciò ad acquistare azioni di altre società e si costruì una fama di imprenditore audace e scaltro. Mentre continuava senza dubbio a lavorare duramente, la sua crescente ricchezza gli consentiva anche di coltivare altre passioni, fra le quali quella per l'arte. Getty fu viaggiatore instancabile, lettore vorace, questo anche Zeri lo ricorda molto bene, come amava leggere di sera anche i classici della letteratura latina, per esempio. Visitava musei e mostre ovunque si spostasse. Aveva evitato l'inflazionato mercato dell'arte degli anni 20, scegliendo di non entrare in competizione con i ricchissimi collezionisti dell'epoca, come William Randolph Hearst, Andrew Mellon, Samuel Cress, che acquistavano regolarmente alle aste le maggiori opere d'arte che apparivano sul mercato. Ma il panico finanziario del 1929 cambiò il panorama e Getty, sempre abilissimo investitore, vide i prezzi depressi degli anni 30 come un'opportunità. Proprio nel 30 acquistò a Berlino per $1,100 il primo oggetto di un certo valore della sua collezione, un paesaggio del pittore olandese Jan van Goyen. Dobbiamo pensare comunque che mentre Getty comprava il Van Goyen, Andrew Mellon stava trasferendo $7 milioni all'allora governo sovietico per acquistare 21 capolavori assoluti dalla collezione dell'Hermitage, che Stalin svendette per sostenere il suo primo piano quinquennale, dipinti dei massimi maestri italiani, lo sappiamo bene, da Botticelli a Raffaello, che avrebbero presto trovato la via della National Gallery of Art di Washington, la prima ed unica pinacoteca statale americana fondata nel 1939.
ma il Van Goyen era il primo sintomo di una passione che più tardi Getty avrebbe descritto con queste parole: il fascino, l'entusiasmo, la suspense, l'eccitazione, i trionfi fanno del collezionismo d'arte una delle più appassionanti e soddisfacenti fra tutte le attività umane. Fra i grandi collezionisti americani di quel tempo, Getty si posizionò dove il suo gusto lo conduceva e il suo budget gli consentiva. Per anni aveva considerato il mobilio come un prodotto utilitaristico, ma nel 1936 subaffittò un appartamento a New York che era splendidamente arredato con mobili francesi della reggenza e dell'epoca di Luigi XV. Studiandoli comprese quanto si era sbagliato. Molti anni dopo, quando era ormai diventato uno dei più importanti collezionisti di antichità classiche e anche di dipinti, gli veniva chiesto spesso come mai avesse dedicato tanto tempo, energie e risorse nelle arti decorative e nei mobili. Egli rispondeva invariabilmente che era convinto che i più raffinati oggetti di arte decorativa stavano per lui sullo stesso piano di dipinti degli antichi maestri. Getty amava anche circondare di mobilio raffinato le altre opere d'arte che possedeva. Insomma, aveva una predilezione per gli ambienti che oggi definiremmo in stile. Non c'è dubbio però che nel suo apprezzamento per i mobili e per le arti decorative un ruolo importante lo abbiano giocato anche i bassi prezzi di questo tipo di oggetti negli anni 30, qualche volta poche migliaia di dollari. Il 22 giugno del 38 Getty mise a segno il suo più grande colpo in questo campo. All'asta Christie's di Londra, il suo primo grande colpo in questo campo, all'asta Christie's di Londra delle opere di proprietà di Mortimer Schiff, figlio del banchiere Jacob Schiff, Getty acquistò un gruppo eccezionale di arredi, fra i quali questa splendida scrivania di Bernard Molitor, due piccoli tavoli di Martin Carlin ornati da porcellane di Sèvres e un grande tappeto Savonry appartenuto a Luigi XIV. Nello stesso momento acquistava anche una versione del celebre ritratto di Rigaud di Luigi XIV nel suo abito di incoronazione, un vivido emblema di quella che sarebbe diventata una grande passione di Getty per il Re Sole, e moltissimi degli oggetti che Getty raccolse che oggi abbiamo al museo di arti decorative non sono solo preziosissimi esempi di queste, di questo tipo di mobilio, di arredo, le porcellane, gli argenti, i mobili, ma hanno anche tutti delle provenienze molto illustri, spesso direttamente dalle collezioni reali francesi, quindi non solo qualità ma anche provenienza. Nello stesso anno Getty riusciva ad acquistare altri tre capolavori eccezionali, tuttora uno dei quali solo è tuttora patrimonio del museo. Da Colnaghi comprava per 7.500 sterline il ritratto di James Christie, Thomas Gainsborough, l'iconica effigie del fondatore della celebre casa d'aste, dipinto nel 1778. All'asta della collezione Mesny in Olanda si assicurava il ritratto di Martin Luther, uno dei primi capolavori di Rembrandt, dipinto nel 1632 all'inizio del periodo di Amsterdam, quando l'artista aveva solo 26 anni. Infine Getty acquistò, e vi faccio notare la collocazione di questo quadro oggi, Los Angeles County Museum of Art, vi dirò poi perché. Infine Getty acquistò il cosiddetto tappeto Ardabil, uno dei più grandi e raffinati tappeti persiani al mondo, lungo 7 metri e largo 4, realizzato intorno alla metà del Cinquecento, il suo gemello ancora più grande oggi esposto al Victoria and Albert Museum di Londra. Più tardi Getty confessò che si era innamorato del tappeto dopo averlo visto ad una mostra di arte persiana a Parigi e di aver pensato che era la cosa più bella che avesse mai visto. Condusse una dura battaglia sul prezzo con Joseph Duvin, uno dei più grandi antiquari dell'epoca, forse il più influente mercante d'arte dell'epoca, e riuscì a strapparglielo per 70.000 dollari. E entrambi gli oggetti sono oggi parte delle collezioni del County Museum of Art perché Getty stesso li donò al museo nel 1953, cioè l'anno prima di fondare il suo stesso museo. Quindi fece questa donazione importante, per cui oggi questi due oggetti sono parte del patrimonio del nostro, diciamo, dell'altro grande museo d'arte di Los Angeles, il County Museum. Nel corso della sua vita Getty comprò dipinti rappresentativi di tutte le grandi scuole europee dal XIV al XIX secolo. Tuttavia non si considerò mai prima di tutto un collezionista di pittura.
dal suo diario e da altri scritti, Getty ha lasciato un diario molto dettagliato, che è conservato negli archivi del museo, dove segnava tantissime cose che succedevano nel corso della sua giornata e molte notizie ovviamente riguardano i suoi acquisti d'arte. Dal suo diario si deduce che egli acquistò dipinti perché credeva che la sua reputazione di collezionista sarebbe alla fine dipesa più dai dipinti che dalla sua collezione di mobili francesi, un campo che aveva allora ben pochi ammiratori. La sua attrazione verso le arti decorative francesi era però genuina e lo avrebbe appassionato per tutta la vita, ma lo era anche perché a quel tempo questo tipo di oggetti erano relativamente poco costosi. I pezzi più prestigiosi, costavano solo una piccola frazione di quello che sarebbe costato un dipinto importante di un antico maestro, e a Getty non piaceva competere con altri ricchi collezionisti, per non dire con i maggiori musei del mondo. Gli piaceva in particolare scoprire il valore dove gli altri non lo vedevano, e questo era molto più difficile da realizzare nel campo della pittura. Oltre al collezionismo di arti decorative e di dipinti, il maggiore interesse di Getty, come penso saprete, era rivolto verso l'arte greco-romana. Sembra che sia stata una visita ai Musei Vaticani nel 1939 ad accendere il suo interesse per le antichità. Un busto romano aveva attratto la sua attenzione perché assomigliava ad un suo rivale nel business del petrolio, si dice. Poco dopo, Getty acquistò a Roma questi due busti che vedete qui, nel 39, due busti femminili romani ritenuti allora i ritratti dell'imperatrice Agrippina e Sabina. In realtà uno, la testa di sinistra, è effettivamente un ritratto di Agrippina la giovane, quello di destra invece è un semplice busto di una donna dell'età adrianea, ma non è il busto dell'imperatrice Sabina, moglie dell'imperatore Adriano. La Seconda Guerra Mondiale fermò temporaneamente gli acquisti di Getty. Egli impegnò tutte le sue energie nella conversione e nell'espansione di una piccola compagnia che produceva componenti per l'aviazione alleata, la Spartan Aircraft, con sede a Tulsa in Oklahoma. Durante gli anni della guerra le sue compagnie petrolifere raggiunsero comunque ottime prestazioni, tanto da lasciargli capitale sufficiente per tentare un'espansione nel mercato europeo e per esplorazioni petrolifere in Nord Africa e nel Medio Oriente. Quindi da questo momento in poi comincia, diciamo, l'avventura medio orientale di Getty. Anche questa volta il suo istinto lo guidò nella giusta direzione. E quando il petrolio fu scoperto al di sotto delle sabbie del deserto, la sua ricchezza personale crebbe enormemente. Nel 1951 lasciò la California, deciso a prendere residenza in Inghilterra, più vicino al centro dei suoi interessi, dove nel 1959 acquistò una grande proprietà presso Guildford nel Surrey, a sud-ovest di Londra, Sutton Place. Una grande ben conservata casa Tudor a due piani, costruita fra il 1521 e il 1524 durante il regno di Enrico VIII. Sutton Place divenne la sua residenza principale fino alla morte nel 76 e fu qui che avvenne l'incontro con Federico Zeri, appunto rievocato molto dallo stesso Zeri nelle sue memorie. L'attitudine di Getty nei confronti del collezionismo è ben delineata in due libri che vennero pubblicati sotto la sua egida. Collector's Choice, del 1955, scritto a quattro mani con la sua amica Ethel Levine, e The Joys of Collecting, una panoramica delle sue collezioni pubblicata nel 65, dove tre eminenti studiosi accettarono di scrivere le introduzioni per le tre sezioni della collezione. Jean Charbonneau, curatore delle antichità al Louvre, Julius Held, professore di storia dell'arte alla Columbia University, grande specialista di Rubens, un pittore molto amato da Getty, e Pierre Verlet, curatore del Dipartimento di Mobili e Arti Decorative del Louvre. Nella sua introduzione Getty scrive fra l'altro che poche attività umane procurano a un individuo un senso di maggiore gratificazione del mettere insieme una collezione di oggetti d'arte che egli può godere, che hanno per lui un senso di vera e duratura bellezza, e ancora che il vero valore di una collezione non può essere misurato solo in termini monetari, forse questo un po' un'esagerazione dal suo, come dire, conoscendolo.
La terza considerazione significativa era che il vero collezionista d'arte non acquisisce oggetti solo per il suo piacere personale, ma anche perché è bramoso di condividere il suo piacere con gli altri. Fu infatti durante gli anni post-bellici che Getty, anche se sempre impegnatissimo nei suoi affari, specialmente nella sua nuova impresa nella cosiddetta zona neutrale, divenne sempre più interessato alla propria collezione, sempre più consapevole del suo valore pubblico. Anche se più tardi si sarebbe guadagnato la fama di parsimonioso, per non dire tirchio, una fama illustrata a meraviglia dal famoso telefono a pagamento installato a Sutton Place, egli fece nei primi anni 50 una serie di generose donazioni a musei pubblici. La più importante, quella che vi ho già ricordato, includeva la donazione nel 53 al Los Angeles County Museum of Art di due delle sue opere più importanti, appunto il ritratto di Martin Luther di Rembrandt e il tappeto Ardabil. Fu a questo punto che alcuni dei suoi più fidati collaboratori, fra i quali a Los Angeles Norris Bramlett, lo avvicinarono con un'idea migliore. Gli suggerirono che egli ormai aveva una collezione sufficientemente ampia da poter giustificare la fondazione di un suo piccolo museo privato, invece che donare pezzi qua e là ad altre istituzioni. Il museo, ovviamente le donazioni, come sapete in America, hanno sempre anche un risvolto sulle tasse e quindi la donazione è uno strumento anche che serve per tenere un po' sotto controllo il pagamento delle tasse. Il museo è anche la fondazione di un istituto culturale in qualche modo. Il museo avrebbe potuto essere ospitato nel cosiddetto Getty Ranch, una proprietà di 64 acri entro un canyon a pochi chilometri da Malibu sulla costa dell'Oceano Pacifico, che Getty aveva comprato nel 1946 e che sostanzialmente non aveva mai abitato, tranne che per qualche weekend. Getty decise così di stabilire un trust, e qui cito, per la diffusione della conoscenza e dell'arte, ed ordinò qualche lavoro di riadattamento in quella porzione della casa che sarebbe diventata il museo. Nel maggio del 1954, il nuovo J. Paul Getty Museum accolse i suoi primi visitatori. Getty inviò un messaggio dal Kuwait, dove il petrolio che avrebbe contribuito a mantenere la piccola istituzione stava sgorgando copiosamente, e scrisse: «Mi dispiace non poter essere qui con voi a celebrare questa occasione. Spero che questo museo, per quanto modesto e non pretenzioso, sia in grado non di meno di dare piacere a molte persone che vivono a Los Angeles e nei dintorni, interessate all'arte che vi è raccolta». Il museo era aperto dalle 3 alle 5 di mercoledì e di sabato, solo su appuntamento. Le statue romane erano collocate all'esterno, i dipinti erano esposti entro un piccolo teatro con le pareti rivestite di velluto rosso, mentre un'altra galleria esponeva i mobili, questa che vedete qui, e le arti decorative francesi. Durante la breve direzione di un grande storico dell'arte, Wilhelm Reinhold Valentiner, che vedete qui, è l'uomo al centro alto che stringe la mano a Diego Rivera, che era stato curatore al Metropolitan Museum di New York nei primi anni del Novecento, poi era stato il direttore del museo di Detroit, poi era stato curatore al County Museum, uno storico dell'arte tedesco, allievo di Wilhelm Bode, che aveva fatto tutta la sua carriera negli Stati Uniti. Fu per breve tempo direttore del Getty dal 54 al 55 e poi sotto la curatela di Paul Vescher fino al 59 il museo crebbe anche con l'aggiunta nel 57 di una nuova grande sala dove erano esposte le principali antichità greche e romane. Sul fondo vedete il famoso Ercole Lansdowne, questa importante copia romana di un originale greco che proveniva dalla famosissima collezione Lansdowne di Londra. Un'amicizia cominciata nel 53 con il più famoso dei connoisseur viventi, Bernard Berenson, condusse Getty a interessarsi sempre più al collezionismo di dipinti italiani del Rinascimento. Non sempre però Getty seguiva i consigli dei suoi esperti consulenti e questo lo condusse spesso a commettere, diciamo così, degli errori o a fare degli acquisti non particolarmente felici. Per esempio nel 1953 egli acquistò per $40,000 la fronte di un cassone fiorentino del 400 attribuito a Paolo Uccello, un'attribuzione troppo generosa che non ha resistito al vaglio degli studi successivi.
Per non parlare dello stato di conservazione non ottimale della tavola, oggi ha segnato un artista anonimo, anche se diciamo ci sono anche, come dire, qualche idea forse per un'attribuzione più precisa di questa tavola ad un maestro comunque fiorentino del primo 400. Gli acquisti più ambiziosi di Ghetti nei suoi anni tardi, quindi negli anni in cui ormai sempre di più pensava al museo e pensava che il museo poi sarebbe rimasto dopo di lui, sarebbe rimasto come un'istituzione pubblica, quindi gli acquisti si fecero più ambiziosi, soprattutto nel campo della pittura. Furono però al di fuori, dobbiamo dire, gli acquisti più ambiziosi e forse i più riusciti furono al di fuori della pittura italiana. Nel 61 acquistò questo dipinto, questo Diana e le ninfe di Rubens per $350,000, forse anche qui non l'acquisto più felice. Ghetti amava molto Rubens, comprò 3 dipinti di Rubens nel corso della sua vita, ma nessuno dei 3 ha resistito, come dire, al vaglio della critica più raffinata e quindi sono tutti dipinti sicuramente usciti dalla bottega di Rubens, ma non propriamente autografi di Rubens. E quindi nel 61, su consiglio di Julius Held, acquistò questo Diane e le ninfe. Nel 62 acquistò il magnifico San Bartolomeo di Rembrandt, un'opera tarda, tipica dello stile maturo del maestro olandese, e nel 68 acquistò per $490,000 presso Agnews il maestoso ritratto di Agostino Pallavicini di Anton van Dyck. Dopo l'incontro con Zeri nel 1963, lo storico dell'arte italiano divenne stabilmente consulente di Ghetti, specialmente per la pittura italiana, ma non solo. E Zeri fu ripetutamente ospite del milionario americano a Sutton Place. Qui vedete Ghetti nei suoi anni tardi, raffigurato in una foto a Sutton Place, di fronte appunto al Rubens, insomma al quadro, al Diane e le ninfe di Rubens, che era diciamo uno dei suoi dipinti preferiti, insomma insieme al dipinto allo pseudo Raffaello, alla copia da Raffaello, fu sempre uno dei dipinti preferiti di Ghetti. Ghetti sperava che Zeri avrebbe compilato per lui un catalogo dei suoi dipinti italiani. E negli anni successivi, negli anni dopo il 63, Zeri, in collaborazione con Burton Frederiksen, curatore dei dipinti del Ghetti Museum, un giovane, come dire, relativamente inesperto curatore dei dipinti, con cui ci fu una relazione, diciamo così, all'inizio fruttuosa e positiva, più tardi, più, come dire, più problematica, più tesa, di cui c'è traccia nell'autobiografia stessa di Zeri e, come dire, in una sorta di vendetta postuma contro Zeri anche in questo libro che appunto Burton Frederiksen ha pubblicato 2 anni fa e che riguarda appunto la formazione del Museo Ghetti, diciamo tutta un po' la storia del Museo Ghetti. Però con Burton Frederiksen, appunto, come ricordava prima anche Andrea nell'introduzione, Zeri compilò il famoso repertorio dei dipinti italiani prima del 1800 nei musei americani, pubblicato appunto nel 1972. Dopo il loro primo incontro, Zeri suggerì a Ghetti diversi dipinti importanti da acquistare sul mercato, in particolare per il tramite di Wildenstein, del mercante Wildenstein, con cui ha qui alcune immagini, diciamo, che rievocano un po' l'ambiente mondano che Zeri frequentò dopo la conoscenza, dopo l'incontro con Ghetti. Qui lo vedete in secondo piano, ma vicino a Mr. Ghetti sulla sinistra, Zeri in secondo piano, e vicino a lui questa Ethel Campbell, la duchessa di Argyll, che fu la protagonista di un grande scandalo a sfondo sessuale nella Londra degli anni 60, quindi che era una frequente attrice abituale di Sutton Place.
e poi sotto invece Getty, Federico Zeri e Mary Tessier, che viene definita dallo stesso Zeri la regina non incoronata di Sutton Place. Quindi dovete immaginare anche un po' questo ambiente molto internazionale, molto mondano, molto che Zeri comincia a frequentare negli anni in cui diventa, come dire, vicino e consulente di Getty. E in quegli anni Zeri appunto intratteneva un rapporto molto stretto con il grande mercante Wildenstein, alcune opere importanti che Getty acquista su suo consiglio vengono acquistate presso Wildenstein, come il bellissimo ritratto di Gentiluomo, tuttora uno dei nostri come dire, quadri importanti, quadri di punta per il Cinquecento italiano, che allora era ritenuto un autoritratto, viene acquistato come autoritratto di Paolo Veronese. In realtà non è un autoritratto di Paolo Veronese, non sappiamo però ancora, purtroppo, nonostante le recenti mostre, le recenti ricerche su Veronese, non sappiamo ancora chi è questo gentiluomo in nero, e viene acquistato nel 64. Nel 69 sempre Zeri è dietro l'acquisto del bellissimo quadro di soggetto tassesco del Colorinda Salvo Lindo e Sofronia di Mattia Preti, acquistato sempre presso Wildenstein nel 69, e secondo la testimonianza di Burton Fredriksen, ma anche secondo alcuna corrispondenza che ho rinvenuto nei nostri archivi, nel 72, nel 73 Zeri sollecitò fortissimamente l'acquisto di questo meraviglioso dipinto di Georges de la Tour, La rissa dei mendicanti, che Getty si aggiudicò per $975,000 ad un'asta Christie's, che è tuttora uno del nel 72, anzi scusate, che è tuttora uno dei nostri grandi capolavori della pittura francese del Seicento, e che un po' vi parla anche di quella che era, come dire, l'ampiezza degli interessi e l'apertura di Zeri nel campo della pittura, insomma. E furono veramente gli sforzi congiunti sia di Getty che di Fredriksen che convinsero Zeri a partecipare a quest'asta con una cifra per lui, come dire, consistente, perché fu una delle cifre più alte mai pagate da Getty per un dipinto. Ma gli acquisti di Getty in quegli anni rivelano anche spesso in qualche modo le predilezioni e le idiosincrasie di Zeri conoscitore. Casi esemplari, come dire, di questi acquisti sono per esempio il trittico del maestro di Prato Vecchio, acquistato appunto nel 67, e che ovviamente non poteva che rimandare agli studi giovanili di Zeri, al suo legame con Roberto Longhi, e quindi vi ricorderete tutti il famoso saggio di Roberto Longhi del 52 sul maestro di Prato Vecchio, così una personalità un po' mitica per gli studi sul 400 fiorentino. E purtroppo questo dipinto, che è molto importante per la ricostruzione di questo enigmatico maestro, recentemente proprio qui alla Fondazione Zeri Aldo Galli ha fatto una bellissima relazione su tutto questo problema, come dire, del riconoscimento anagrafico del maestro di Prato Vecchio. Questo dipinto, che comunque non era in buone condizioni di conservazione, è stato venduto nel 2011 dal Getty, è stato, come si dice in gergo americano, deaccession, che è una pratica, come sapete, che i musei americani fanno, vendendo opere che ritengono meno importanti, meno significative oppure in cattive condizioni a favore, come dire, di nuove acquisizioni. Una cosa su cui si potrebbe discutere a lungo, magari un'altra volta potremmo parlare di deaccession nei musei americani. Un altro acquisto che rivela sempre un po', come dire,
le idiosincrasie, le predilezioni, gli interessi per maestri, tra virgolette, minori, più defilati, per queste personalità che allora non erano riconosciute anagraficamente. È l'acquisto nel 68, sempre presso Wildenstein, di questo importante tondo, di quello che allora era ancora il maestro del tondo Lathrop, un gruppo di dipinti che erano stati raggruppati da Bernard Berenson proprio intorno a questo tondo. Questo è il tondo Lathrop, e solo poi in anni successivi è stata l'identità anagrafica di questo maestro, appunto, che è Michelangelo Di Pietro Membrino, un pittore attivo a Lucca, influenzato da Ghirlandaio, da Filippino Lippi, è stata, diciamo, messa a fuoco. E questo tondo, appunto, venne acquistato nel 69, del 68, appunto, come dire, auspice in qualche modo Federico Zeri. Oppure ancora un altro dipinto che purtroppo sempre è stato parte di queste The Accession del 2011, questa tavola molto bella e devo dire ben conservata anche di Angelo Puccinelli, pittore raro, su cui Zeri aveva pubblicato un articolo sul bollettino d'arte nei primi anni 60, quindi una cosa che faceva parte di un gruppo di dipinti che vengono acquistati nel 70 su consiglio di Zeri da un collezionista del New Jersey, Thomas Highland, un gruppo di dipinti di primitivi italiani, diciamo così, che Zeri conosceva bene. E la tavola è stata appunto venduta nel 2011 e oggi si trova in una collezione, così come il trittico del maestro di Prato Vecchio. Anche questo dipinto si trova oggi in una collezione di New York, la cosiddetta collezione Alana, che è forse una delle più importanti collezioni oggi esistenti di primitivi italiani, private di primitivi italiani. E tra l'altro questa tavola di Puccinelli ha raggiunto nella stessa collezione Alana un altro elemento di quello che era un piccolo trittico, e il terzo elemento del trittico è nel museo, nel Petit Palais di Avignone, quindi diciamo adesso abbiamo due elementi di questo trittico di Puccinelli che sono in questa collezione newyorkese. E altro acquisto sempre dalla collezione Highland nel 70, auspice Zeri, è questa tavoletta, questa Madonna col bambino, attribuita a Paolo Uccello. Ci sono molte discussioni su questo dipinto, sul grado di autografia di questo dipinto, recentissimamente rivalutato anche nella monografia di Mauro Minardi, uscita l'anno scorso, credo, di questi grandi volumi delle monografie del Sole 24 Ore, rivalutata come Paolo Uccello tardo, un dipinto comunque che è tuttora al Getty e che sarà compreso nel nostro catalogo che uno dei nostri curatori sta scrivendo delle pitture italiane del 3 del 400. E poi ancora nel 73 è stato presso Luigi Grassi a Firenze, sempre con, come dire, l'ombra, insomma, di Federico Zeri, questa grande tavola con le storie di Santa Caterina d'Alessandria di Gregorio Donato d'Arezzo, che è ancora uno dei pezzi forti, diciamo così, della nostra piccola collezione di tavole trecentesche. E nel 68, un anno dopo aver celebrato il suo 75esimo compleanno, Getty annunciò appunto in maniera un po' inaspettata l'intenzione di ampliare il suo museo. E in qualche modo era una decisione che era nell'aria, perché appunto a partire dai primi anni 60 gli acquisti si moltiplicano anche di dipinti, perché Getty appunto aveva veramente l'intenzione di lasciare, insomma, un museo più ampio. E ci furono moltissime discussioni sulla forma che questo museo avrebbe dovuto assumere. All'inizio gli vagheggiò una sorta di edificio neoclassico per ospitare la sua collezione di antichità, a un certo punto considerò addirittura la possibilità di un edificio in stile Tudor sul genere Sutton Place, che sarebbe veramente, devo dire, stato assolutamente incongruo nel canyon californiano. E poi appunto vennero predisposti vari schemi, come vedete qui uno schema A
con uno stile, diciamo così, più ispano-coloniale, uno schema B più modernista, uno schema C invece era un edificio più in stile Beaux-Arts. Ghetti li scartò tutti e alla fine del 68 annunciò la sua idea di fronte a un piccolo gruppo di ospiti stupefatti. Il nuovo Getty Museum sarebbe stato una ricreazione dell'antica Villa dei Papiri di Ercolano, una delle città sepolte dal Vesuvio nell'eruzione del 79 d.C. La scelta della Villa dei Papiri come modello rifletteva la lunga fascinazione che le città sepolte dalla lava del Vesuvio esercitarono sempre su Getty, come dimostra un lungo racconto che gli pubblicò nel 55 intitolato La fanciulla di Corinto. Getty sapeva dalle sue letture che la villa era con ogni probabilità il ritiro privato del ricco senatore Lucio Calpurnio Pisone, cognato di Giulio Cesare. La villa era nota per la collezione di sculture in bronzo che vi erano state scavate, oggi conservate, come sapete, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e soprattutto per la ricchissima biblioteca privata che vi era stata rinvenuta, una collezione di circa 1800 rotoli di papiro che le avevano appunto dato il nome con cui è conosciuta. La villa non venne mai completamente scavata e la si conosce solo attraverso una serie di tunnel che vennero scavati nel Settecento nella profonda coltre di lava solidificata che la ricopre ancora oggi. Nel 1750 il re di Napoli incaricò un ingegnere svizzero, Karl Weber, di sovrintendere agli scavi. Le sue meticolose registrazioni sono ancora oggi la nostra maggiore fonte di informazione relativamente alla pianta della villa. La vedete qui, la pianta del 1758 di Karl Weber, che fu anche la base per la planimetria della Getty Villa. E Getty infatti incaricò un archeologo tedesco, Norman Neuerburg, che aveva studiato in maniera approfondita le rovine di Ercolano e Pompei, di fargli da consulente per la sua ricostruzione a Malibu. La Getty Villa non è un'esatta ricostruzione della Villa dei Papiri, ma una ricostruzione ideale, basata su un'immaginazione colta e molto informata sull'apparenza originaria delle case romane antiche. Quando la villa aprì le porte al pubblico, il 16 gennaio del 74, fu accolta da numerosi critici come una follia, un edificio totalmente anacronistico, una nuova attrazione turistica della California meridionale. Uno degli slogan più ripetuti era «Vedi Getty Land e poi guida per 60 miglia a sud verso Disneyland». Quindi Ezzeri stesso fu un profondo avversatore di questa costruzione all'inizio ci sono lettere, molte lettere che dimostrano la sua grande avversione per questo progetto, da lui ritenuto kitsch, assurdo, eccetera. Poi forse un po' cambiò idea. Molti critici infatti rimproverarono al progetto di essere troppo erudito e artificioso, altri lo bollarono senza mezzi termini come semplicemente kitsch. In realtà la villa si inserisce in un'antica tradizione di ricostruzione di edifici classici che ha le sue radici nel Rinascimento italiano e allo stesso tempo è inserita a pieno titolo in una ben precisa tradizione americana. È l'ultima di una serie di fantasie architettoniche concepiti da ricchi americani per il loro piacere, ma anche a beneficio di un più largo pubblico, che avrebbe così potuto avvicinarsi agli stili di vita del passato europeo. Ancora oggi l'attitudine nei confronti della villa cambia profondamente fra coloro che l'hanno effettivamente visitata e coloro che l'hanno soltanto vista in fotografia, me compreso, devo dire. Quelli che ci sono stati possono apprezzare o non apprezzare l'idea di un'imitazione di una villa romana in un sobborgo di Los Angeles, ma raramente negano il potere di seduzione di questo incredibile ed affascinante edificio. Dopo la morte di Getty, Zeri rimase legato al Museo California nel 76, Getty muore nel 76, dopo la sua morte Zeri rimase legato al Museo Californiano in qualità di trustee e dunque, quindi nel consiglio di amministrazione, diciamo così, e dunque molti degli acquisti di dipinti che si susseguirono fra il 1976 e il 1984, sempre durante la tenure, come dire, di Burton Frederiksen come curatore della pittura, portano ancora l'impronta delle preferenze di Zeri, o furono comunque da lui approvati. Esemplari del suo gusto per opere problematiche, difficili da inquadrare o da etichettare, ma comunque interessanti, di qualità, sono il ritratto di Giovane, attribuito a Raffaello,
che venne acquistato nel 78 da Agnew e che era allora attribuito a Francesco Francia. È un quadro tuttora problematico, l'attribuzione che vedete Circle of Raphael è problematica, ma il quadro sicuramente si accosta molto bene a un dipinto che è a Monaco e che venne pubblicato da un altro grande storico dell'arte bolognese, Carlo Volpe, come Raffaello, e i due giovani, diciamo, sono molto vicini. E quindi, diciamo, siamo in quell'ambito, diciamo, di inizio di primissimo Cinquecento tra l'Umbria e Firenze, in un ambiente appunto che è insomma molto vicino a Raffaello, a Raffaello giovane. Oppure l'Isabella, il ritratto di Isabella del Portogallo, un'opera rara, importante, della bottega, uscita sicuramente dalla bottega di Rogier van der Weyden, un acquisto che venne, come dire, caldamente sostenuto da Zeri, che conosceva bene l'opera. Ma negli stessi anni, a cavallo appunto tra anni 70 e anni 80, fecero il loro ingresso nel museo, sempre, come dire, con l'imprimatur alla fine di Zeri, perché il trustee, come dire, tuttora approvano tutti i nostri acquisti, e ovviamente Zeri era un trustee, come dire, molto ben informato, non era un uomo d'affari, un economista, un legale, come spesso sono questi trustee, era un uomo del mestiere, quindi alcuni capolavori fecero il loro ingresso nel museo con l'imprimatur di Zeri. Tra loro tre opere che tuttora costituiscono ancora, come dire, la spina dorsale del nostro, della nostra rappresentazione del Quattrocento italiano, la bellissima Incoronazione della Vergine di Gentile da Fabriano, che è, come sapete, il lato frontale di uno stendardo processionale, in realtà su tavola, comunque di un'opera processionale che veniva portata in processione, di cui, come dire, il lato posteriore, che fu segato al principio dell'Ottocento, fu separato dalla tavola di Gentile, è oggi qui da noi in Emilia Romagna, è nella Fondazione Magnani Rocca, e le bellissime stimmate di San Francesco della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo. E una scoperta che allora, quando il dipinto venne acquistato nel 77, era una scoperta recente, che questo era parte di questo, che le due opere andavano insieme, una scoperta appunto di Keith Christiansen nella sua monografia su Gentile da Fabriano. E il Sant'Andrea di Masaccio, anche acquistato nel 79 dalla Heim Gallery, parte del famoso Polittico di Pisa di Masaccio, quindi un'opera capitale di Masaccio, uno dei quadri del Rinascimento italiano più importanti del nostro museo. E oppure la curiosa Caccia in Laguna di Carpaccio, acquistata nel 79 ancora, che, come sapete, è un frammento di una composizione più larga, di cui la metà inferiore è conservata nel Museo Correr di Venezia. Nel 1985 l'acquisto di questo kouros greco, o preteso greco arcaico, provocò la rottura di Zeri con il museo. Il grande conoscitore era fermamente convinto che la scultura fosse un falso moderno proprio, e nella sua veste di trustee sconsigliò vivacemente l'acquisto, spingendosi fino a dichiarare su diverse testate giornalistiche la sua ferma opposizione. Ma l'allora direttore e gli altri trustee decisero di procedere con l'acquisto della scultura, forzando le dimissioni di Zeri, che non rimise mai più piede in California e ruppe ogni relazione con il museo. Oggi la scultura, ritenuta dagli attuali curatori del Dipartimento delle Antichità una falsificazione moderna, è stata definitivamente relegata nei depositi. Nell'aprile scorso abbiamo inaugurato un nuovo allestimento della Getty Villa, cioè un nuovo allestimento di tutte le antichità greco-romane che oggi sono ospitate nella Getty Villa, e il kouros è stato ritirato nei depositi perché l'attuale curator delle antichità è convinto, insomma, che questa scultura non sia autentica. E devo dire, per molti anni comunque ha recato un cartellino epoca arcaica o falsificazione moderna, punto di domanda. Finalmente, diciamo, questi indugi si sono rotti,
e quindi oggi l'opera è stata confinata nei depositi. Una bella rivincita, possiamo dire, postuma per il grande conoscitore, che rivela una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, l'eccezionale sensibilità dell'occhio di Federico Zeri, non solo per la pittura. Grazie.